City Report. Ed eccoci cari amici alla nuova puntata della telenovela. L'assessore Paolo Franco alla casa e l'assessore La Russa alla sicurezza in visita nella fine della campagna elettorale, quindi fine maggio 2024, al complesso di case Haller di Via Gola, quei famosi 689 alloggi di cui 237 occupati abusivamente, che da moltissimo tempo continuano a creare problemi di sicurezza nella zona e di disagio abitativo, in quanto sono veramente conciati male, come potete vedere dalle foto, e vengono vissuti anche peggio. Numerosi fatti di criminalità anche all'interno della struttura stessa, uno stabile degli stabili che comunque sono in condizioni pietose sia come impianti elettrici che come muratura e che necessitano sicuramente di essere riqualificati. Una riqualificazione che secondo Regione Lombardia costerà tra i 15 e i 20 milioni di euro e sono pronti, solamente che come il problema rimane quello di mettersi tutti quanti d'accordo, vogliono essere garantiti chiaramente gli sgomberi, quindi ordine pubblico, prefetto e sicurezza, e anche il Comune di Milano e gli organi preposti al ripristino della legalità. Adesso vedremo che cosa accadrà in questo complesso. Nel frattempo quello che ci troviamo a vedere è questo che vedete in tutte queste immagini, che ormai compiono la bellezza di 7 anni, infatti è 7 anni circa che conosciamo questo luogo e lo documentiamo ed è in queste condizioni. Cambiamenti anche fuori dai palazzi con la futura pedonalizzazione della Via Gola, quindi niente più auto, solamente a piedi, in bicicletta e con mezzi ecologici. Vedremo che ne sarà insomma di questa zona. Un saluto a tutti, City Report.